Firenze, diretto al centro con la sosta pranzo e poi Prato. Buongiorno ragazzi, c'è un cambio programma. Da Prato stiamo andando verso Modena. Dobbiamo scavalcare tutto l'Appennino modenese. Dalla pianura andiamo su fino a Cuneo, evitando tutta la Liguria perché sono tante salite. E quindi oggi scavalliamo l'Appennino modenese. Sarà durissimo. Ciao ragazzi, a più tardi. Il nulla, completamente il nulla. Solo natura e salite. Arrivederci, buongiorno. Qua che è ancora provincia di Toscana o... Toscana ancora qua? Certo. Che un attimo so spaesato. Sì, da dove venite? Da... Sì, siete in Toscana per altri 20-25 km, Verso la valle dell'Alimento. Ok. Andate verso Viana, Corretta. Verso Modena. All'improvviso la valle si apre, passate il confine, 20 miglia, 2 km, la valle all'improvviso si apre. Cioè il bacino di Suviana e poi l'ambiente cambia completamente, sì, l'Appennino sul versante emiliano è molto più dolce, aperto, prati, boscati. Già più dolce, che bella parola! No, dipende, se per andare a Modena dovete attraversare un po', dovete fare la salita. Perché sono andato a Bologna, la salita è finita qui, anzi è finita un chilometro fa. Ah, se andavo a Bologna. Qualche chilometro. Salita verso Zocca, forse giorno la farò, ma se la vuoi fare in bici fa l'elettrica. Ciao, grazie, buon proseguimento. Mezzo del bel nulla, o nel bello del bel mezzo, nell'Appennino modenese si trovano anche queste strutture qua, così all'improvviso, toh, alla groppa, a località Ponte. Abbiamo dei posti ragazzi meravigliosi, guardate qua però, guardate, ammirate la campagna modenese. La campagna modenese è sempre bella da vedere, eh? Ebbene ragazzi, ci rivedremo tra una cinquantina di chilometri a Modena. Ciao, a dopo. GoPro arresta video. Ragazzi, un consiglio: quando fate viaggi in cicloturismo, non fate mai queste strade perché non sapete dove vi porta. Vedremo dove andremo a finire. Ecco le strade che faccio. Bella stradina. Dai Lucio, dai, non mollare.
Eccolo, eccolo. Eccolo. Dovrebbe ogni 100 metri. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati anche a Modena, 60 km percorsi, guardate che bella piazza! Reggio Emilia, qua c'è il fiume e qua ci sono io a Reggio Emilia in bicicletta. Qua c'è da fare una bella rotatoria, eccola qua, una rotatoria, rotatoria e si va verso Parma, dopo Reggio Emilia a Parma ragazzi, oggi giornatona.